L'ossessione per Marte di Elon Musk spesso si traduce in affermazioni pirotecniche. Come quella volta in cui l'imprenditore ha detto «colpiamo il pianeta rosso con delle bombe atomiche». Secondo Musk, questo sarebbe un modo veloce per rendere più ospitale Marte. La sua teoria, accennata per la prima volta nel 2015, è che bombardando i due poli del pianeta, l'enorme quantità di acqua che si trova sotto la superficie vaporizzerebbe all'istante, rilasciando CO2 e generando quell'effetto serra di cui Marte è sprovvisto. Non è così facile come sembra, ovviamente. Anzi, per due ricercatori delle università del Colorado e dell'Arizona del Nord, che hanno preso in considerazione il metodo Musk nel 2018, il piano dell'imprenditore è totalmente inutile. In uno studio pubblicato su Nature Astronomy, viene sottolineato come non ci sia abbastanza CO2 su Marte per innescare un effetto serra. Trasformare il pianeta rosso in un'altra Terra, insomma, è impossibile. Del progetto di Musk, per ora, resta solo una scherzosa maglietta, una t-shirt su cui è scritto Nuke Mars, lanciamo l'atomica su Marte. È in vendita davvero sul sito di SpaceX e costa $30.